servizi per il volontariato cambia veste. Sì, allora diciamo che dal 1 gennaio di quest'anno la fusione delle due realtà precedentemente operanti nel VCO e nella provincia di Novara si uniscono e nasce il CST, Centro Servizi per il Territorio. Questo sta ad indicare fondamentalmente tre novità importanti. La prima, appunto, che si è allargata la base associativa, per cui delle realtà che andiamo a rappresentare all'interno di questo centro servizi che offre servizi alle associazioni di volontariato. La seconda novità è che in qualche modo questa realtà amplierà appunto non solo il territorio ma anche proprio quelli che sono i servizi, le tipologie di servizi forniti, perché allarghiamo, se mi dico, il nostro respiro anche proprio verso il mondo del no profit, perché siamo sempre più coscienti che la particolare difficoltà di questo momento ha proprio bisogno di realtà come la nostra, che si prefigura quasi come una sorta di associazione di categoria del volontariato, per andare proprio incontro ai bisogni delle realtà di volontariato che rispondono ai bisogni della gente. Per cui due grandi novità: allargamento territoriale e più servizi. Nuova governance, ma questo lo scopriremo, come dire, adesso durante la presentazione. Presidente, appunto, Jaime, per proveniente programma da rinnovare, vicepresidente del sottoscritto. Dato importante, abbiamo mantenuto tutte le professionalità dei nostri dipendenti, 8 dipendenti, 6 sedi, per cui una realtà operativa diffusa veramente in maniera capillare su tutto il territorio.